Ingegnere Alessandra Tambara, si parla di una promozione dell'attestato di certificazione energetica di 11 comuni del circondario in Pollese Valdelsa, promosso dall'ASEV, un progetto di Promoace. Di cosa si tratta? Si tratta di far sapere, anzi, si tratta meglio, di una serie di serate che si svolgeranno in tutti i comuni del circondario e tratteranno della certificazione energetica. Che cos'è la certificazione energetica e come funziona? Che cos'è l'attestato soprattutto? Perché tante volte ci troviamo davanti a persone che si trovano un attestato di certificazione energetica e non lo sanno leggere. Quindi, siccome la Regione Toscana dal 18 di marzo di quest'anno ha reso obbligatorio nelle compravendite, nelle locazioni, l'utilizzo di questa attestato di certificazione energetica, è giusto che il cittadino, come dire, conosca questo attestato di certificazione energetica. Ci indica, ci dice che quant'è il consumo di una casa, quindi quanto consuma in energia elettrica piuttosto che magari in gas. Quindi, quali possono essere magari, non so, l'utilizzo appunto per il riscaldamento dell'acqua, piuttosto che l'utilizzo appunto proprio per il riscaldamento, dell'energia per il riscaldamento. L'attestato di certificazione energetica suddivide gli edifici o l'appartamento di per sé in 8 classi di appartenenza. Si va dalla A alla G, c'è anche la A più che in realtà è super. Però diciamo la A ha degli ottimi rendimenti e dei bassissimi consumi, mentre la G è l'ultima classe considerata utile per rientrare. Diciamo che la maggior parte degli edifici italiani sono costruiti con, in realtà appartengono alla classe G. Quindi succede che anche chi fa un attestato di certificazione energetica, che sa che comunque la sua casa ha determinati consumi, può per la Regione Toscana fare una sorta di autocertificazione e dire che la sua casa ha questi consumi qua che appunto si trova in classe G. L'attestato di certificazione energetica ritengo che sia utilissimo, utilissimo per tutti i cittadini perché sapere quanto consuma la propria casa è indispensabile. È indispensabile perché magari a fronte di un costo iniziale forse più alto o leggermente più alto, perché chiaramente una casa costruita con a norma di legge, basterebbe solo a norma di legge, che mi consenta un risparmio energetico non indifferente, quindi un utilizzo ad esempio ora una classe A è sotto i 3 litri di gasolio per metro quadro anno, magari questo è l'eccesso, però che comunque mi riduca notevolmente i consumi non è poco, perché magari pa la pago un attimo di più, però me la ritrovo negli anni. Non devo andare a fare una serie di interventi che possono essere gli infissi magari che o possono essere le pareti o quant'altro che sono particolarmente dispersive, quindi le pareti magari vado a fare un isolamento esterno per evitare che ci sia la dispersione di calore. Ritengo che comprare una casa sapendo che si va a comprare una buona casa risparmi, ci faccia risparmiare in un secondo tempo quelli che sono degli interventi o comunque dei costi aggiuntivi in un secondo tempo. Chi può rilasciare questo attestato, come lo effettua e quanto può oscillare il costo del rilascio di questo certificato di attestazione energetica? Allora, l'attestato di certificazione energetica da normativa attualmente può essere rilasciato da ingegneri, architetti, periti, geometri, comunque persone iscritte all'albo. Diciamo che c'è un iter particolare, ma generalmente solo per l'attestato di certificazione energetica basta anche, ad esempio, che la persona abbia frequentato dei corsi tecnici e quindi magari possa attestare insomma che abbia fatto un percorso ad hoc per la certificazione. Attualmente in Toscana non esiste un albo di certificatori energetici e non è, no, cioè non è normato, non c'è un vincolo che
descriva, che dica che devono avere determinate caratteristiche, quindi ci si rifà essenzialmente alla normativa nazionale e i costi possono variare, onestamente sono in funzione dei metri quadri di un appartamento, quindi ora indicativamente possono andare dai 350 ai 1000 euro in funzione appunto dei metri quadri dell'appartamento, questo non si può dire, insomma, ecco.